Bentornati esploratori e esploratrici a questo nuovo episodio della serie dedicata a The Binding of Isaac Repentance. Quest'oggi abbiamo un obiettivo particolare perché, come potete vedere anche dal salvataggio, finalmente abbiamo sconfitto Mother in maniera non proprio legittima, nel senso che avevamo una build veramente stratosferica, quindi l'abbiamo anche vista poco, ma ciò che conta è che abbiamo sbloccato la possibilità finalmente di andare a The Home, che è quello che voglio fare nel corso di questo episodio, almeno ci proviamo. So che a The Home inoltre si può sbloccare una variante del personaggio con il quale si arriva a quella zona attraverso l'uso di una chiave che dovremmo trovare garantita almeno la prima volta che andiamo a The Home, quindi questo lo so, e quindi volevo provare a farlo con The Forgotten, sia perché è un personaggio che mi piace molto e del quale sono curioso di vedere questa variante, sia perché non l'ho ancora portato sul canale, quindi ci terrei a farvelo anche vedere. Quindi quello che proveremo sarà andare a The Home con The Forgotten e vediamo cosa succede. Proviamo. Allora, per chi non sapesse com'è The Forgotten, vedete, è questo scheletro che attacca con un osso, quindi ha un attacco solo da mischia, ma è possibile uscire dal corpo con la sua anima e attaccare. Però si è vincolati a un certo raggio di distanza da lui, abbastanza largo devo dire, però c'è. E questo è il meccanismo base, poi ci sono una serie di chicche che si possono sfruttare con The Lost, cioè con The Forgotten, che poi magari avremo modo di vedere nel corso dell'episodio. L'attacco in mischia è abbastanza forte, fa dei buoni danni, però ovviamente si rischia maggiormente di venire colpiti. Inoltre hanno due barre di vita diverse. The Forgotten ha parte con due Bone Heart, non so se avevamo già trovato i Bone Heart nel corso degli altri episodi, ma sono fondamentalmente dei contenitori di vita che però possono venire distrutti, quindi se noi subissimo tre colpi adesso, i primi due ci svuoterebbero il contenitore, il terzo ci distruggerebbe il container, quindi bisogna stare attenti perché si rischia veramente di rimanere a corto di vita. E mentre il suo spirito, la sua versione Soul, ha un Soul Heart. E tutti i Soul Heart che troveremo andranno sempre all'anima, diciamo, di Forgotten. Mentre Forgotten potrà avere solo i Red Heart. E qualunque container troveremo di Red Heart verrà tramutato in un Bone Heart. Quindi, insomma, non è facilissimo gestire la vita con questi personaggi. La cosa positiva è che il corpo di The Forgotten funge anche da scudo, quindi è possibile usarlo per ripararsi dai colpi nemici. Allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo questo oggetto qui, non è neanche male. È una piuma che fa dei raggi di luce dall'alto e colpiscono i nemici a caso. Presumibilmente ce lo porteremo dietro, ma per ora voglio tenermi questo attacco qui. Ok, attenzione qui, devo stare molto attento. No, lo sapevo che mi fregava. Ok, però abbiamo già recuperato. La scala potrebbe essere utile, ma non arriveremo mai probabilmente ad avere abbastanza soldi. Questo lo facciamo esplodere, perché no? Quindi insomma, un personaggio abbastanza particolare che devo dire mi garba. È anche possibile, usando lui, passare attraverso gli ostacoli, vedete? Molto comodo. E notare anche che le statistiche cambiano. Quindi con la versione Soul abbiamo più attack speed, più movement speed, ma meno attacco. Quindi queste sono le cose fondamentali di questo personaggio. Adesso li lanciamo contro una bella bomba. E questo è prendete come giocare a baseball questa boss fight. Vai, tac! E la spedisco fuori campo. Ok. Oh, questo oggetto ottimo è il Damage Upgrade. Quindi danni in più, tra l'altro 2.59 è tanta roba, molto buono. Quello che facciamo è andare a prenderci le piume, perché secondo me mediamente meglio, e poi vi faccio vedere una delle tante chicche che si possono fare. Passando attraverso la Curse Room subiremo dei danni, ma in versione anima voliamo, quindi almeno il primo passaggio ce l'abbiamo gratuito. Poi il ritorno dobbiamo subire dei danni, però abbiamo un passaggio gratis che non è male. Tanto la vita ce la recuperiamo perché qui c'è un mezzo cuore. Ok. Allora,
Cerchiamo magari la secret. Ok. Un po' di soldini non fa male. Tra l'altro 8 non sono male, eh. Però non arriviamo comunque a poterci permettere la scala. Non so se l'avrei presa. Preferisco di gran lunga ovviamente volare. Anzi, in realtà sono stupido io. Con Soul, con l'anima, voliamo. Quindi non c'è quasi mai bisogno veramente di beccare il volo. Certo è comodo averlo anche su The Forgotten. Però non ci serve davvero. Tra l'altro l'attacco che ha anche un range che non è male, è un pochino più di quello che si vede. E può anche raccogliere gli oggetti attaccando. Tra l'altro può aprire i forzieri, quelli standard, senza correre il rischio di beccare i Mimic, perché li apre con la martellata. Attenzione qua, non voglio farmi colpire. Perfetto. Aprendo le suono di martellate, non rischiamo neanche di essere colpiti dal danno di Mimic. Quindi molto comodo anche questo. Oh, attenzione, qui non potevo fare niente praticamente, molto difficile. Non voglio ancora prendere la vita perché ho ancora comunque mezzo container dentro al Bonert. Ce lo teniamo buono, vediamo cosa abbiamo. Epiforia, sapete, questo non me lo ricordo cosa fa. L'ho già preso e più volte ho cercato di tirare a indovinare, ma siccome adesso ho iniziato a utilizzare la wiki anche negli episodi, andiamo a vedere cosa fa. Allora, ok, se attacco in una stessa direzione diminuisce il tir di lei, quindi praticamente aumenta l'attack speed. Ok, non è che sia proprio il massimo, però vabbè. Ah, non vi ho detto che posso attaccare a distanza caricando l'osso, vedete, lancio l'osso, attacco a distanza, non è male. Quindi vediamo se io attacco nella stessa direzione, in teoria dovrebbe aumentare l'attack speed. Sì, aumenta l'attack speed. Non è che sia proprio il top, perché non è facile rimanere attaccare nella stessa direzione così a lungo. Però vabbè. Ce lo facciamo andare bene. Meglio averlo che non averlo l'oggetto. Ah, la cap, ottimo. Anche qui, ovviamente, queste zone qui schiacciamo il tasto utilizzando l'anima. Questo qui, se ricordo bene, aumentava le possibilità che rompendo una roccia si trovi un passaggio per andare in quello che mi sembra che si chiami il crawl space. Quindi che sono queste zone opzionali che di solito contengono qualche oggettino extra. Qui abbiamo una tinta rock. La prendiamo e ce la insacchettiamo. Tra l'altro dobbiamo stare attenti anche ai... però forse sapete che il patto col diavolo non ho ancora ben capito, ma credo che subire danni con i Boneheart non influisca. Quindi in teoria ce l'abbiamo comunque in saccoccia. Però non so se ne vale la pena farlo. Abbiamo veramente poca vita, quindi... Ok, qui devo stare molto attento perché questi sono in grado di fare i chilometri con un solo balzo. Dai, vieni qua, bravo, perfetto. Allora, quello che so è che dobbiamo arrivare a Mom. Vieni qua, Bill. No, mi ha colpito. Come ha fatto? Pensavo di essere al sicuro. Dobbiamo arrivare a Mom e poi, una volta sconfitta, uscire dalla sua stanza. Stavolta dovremo davvero trovare il Tinted Skull che ci permette di uscire di trovare la carta dei Fool per uscire dalla stanza. Oppure trovare una carta che ci permetta di farlo prima, vediamo un po'. Ah, il Joker. Slurp, slurp. Potrebbe interessarmi il Joker. Cosa abbiamo qua? The Fool, The Stars. Allora, il Joker senza dubbio mi interessa. Tra l'altro abbiamo subito danni, abbiamo rotto un bon Earth. Questo è molto male, molto male. Abbiamo solo un punto vita adesso. Porca miseria, questa roba è pericolosissima di The Forgotten. È la cosa veramente più pericolosa di questo personaggio. Perdere permanentemente vita. Ahimè, e noi l'abbiamo persa. Potrebbe comprometterci la run questa cosa. Andiamo a vedere qua dentro se c'è qualcosa di bello. Sapete, questo, come sapete, l'ho già usato diverse volte, non mi dispiace questo oggetto. Ci dà degli utili pet
utilizzabili, quindi ce lo prendiamo. A sto punto io potrei andare ad esempio con il Joker al Devil, patto col diavolo. Non abbiamo però tanta vita da scambiare, quello è vero. Però facciamolo lo stesso, vai. Cosa abbiamo di bello? Ok, abbiamo due cosi. Due Dark Earth che non sono male. Quindi adesso staremo, mi sa che staremo un bel po' trasformati in in lui, in nel Soul, perché abbiamo pochissima vita con Forgotten e quindi non conviene. Ci portiamo dietro, sapete cosa? Io mi sa che mi porto dietro Two of Diamonds. Avrei potuto usarlo prima di comprare l'oggetto, però quasi quasi me lo porto dietro. Me lo porto dietro e lo tengo per quando avremo accumulato un po' di soldi. È una scelta discutibile, però lo voglio fare lo stesso. Allora, qua ovviamente possiamo prendercela sta roba. Ma che bello. Andiamo lì con l'anima e ci sbaffiamo tutto. Siamo già a 18, quindi non è stata una pessima idea, Ha un suo senso. Avrei dovuto prima aprirlo con l'osso, quel forziere. Ho sbagliato andare di addosso così perché poteva essere un mimic. Attenzione qua. Io a sto punto faccio così. Attacco nella stessa direzione e sfrutto anche il fatto di avere migliorare l'attack speed. Forse non è male Intensifying Tears perché potrebbe essere decente. Allora, prendiamo i soldini. Bello che posso prendere le cose così, veramente figo. Qui abbiamo... Allora, quell'oggetto attivo è un oggetto che crea una coppia di portali. È tipo Portal, il gioco della Valve. Quindi crei un portale rosso, cioè un portale arancione, un portale blu, anche in room diverse. Quindi potrebbe essere utile per uscire dallo scontro con The Mom. Assolutamente sì. Potrebbe essere utile. Allora, qui io attacco con lui perché... però devo stare attento qui. Volete morire, per favore? Maledetti. Ok. Prendiamo la God Head, che ci garantisce il patto col diavolo. Il PhD negativo... non so quanto mi convenga prenderlo. Posso prenderlo, ovviamente, con l'anima... E tra l'altro posso... c'è questo trucchettino che se non l'ho mai provato, però se ho ben capito potrei prendere l'oggetto e prima che si attivi l'effetto che mi ucciderebbe tornare dentro il corpo di Forgotten e rimarrei solo con mezzo Soul Earth. Non so se ne vale la pena. Obiettivamente per un altro oggetto forse l'avrei fatto, tipo Mom Knife, Brimstone, eccetera. Per questo qui no. Perché BGD negativo non è così forte, non è così utile. Qui dovrebbe essere semplice. Andiamo semplicemente di mazzate. Vieni qua, dai. Tac. Bella mazzata in testa. Mi scoccia veramente aver perso un buon container così. Siamo messi veramente maluccio. Soprattutto... Per le sfide che ci attengono in questo episodio, una vita solamente non ci basterà mai. Devo stare molto attento qui. Dov'è il... Facciamo così, va? Stiamo in questa forma qui. E cerchiamo di ucciderli in questa forma. Anche qui non è massimo, Ok, è andata. Bombettina. Sarebbe bello veramente trovare il modo per aumentare la nostra vita massima. Oppure, se riesco a accumulare tanti Soul Earth, posso andare semplicemente solo con l'anima. Questa non è granché, ma ce lo prendiamo lo stesso. The Black Bean. Non mi ricordo di preciso cosa fa. Di solito i fagioli sono sempre delle fregature. Però sono curioso di andare a cercare sulla wiki cosa fa The Black Bean. Vediamo un po'. Quando subisco danno,
Ah, faccio in danno veleno ai nemici vicini. Sì, come immaginavo, sono quegli oggetti, insomma, così così, eh. Io qua, sapete cosa? Faccio così, sto a distanza, che non voglio subire danni. Naturalmente, volando, la versione l'anima di The Forgotten è anche immune ai vari creep, i danni che potremmo subire dal terreno. Health up! Oh, grazie, grazie infinite. Vado a consolidare i miei punti vita prendendo un cuore qui, questo qui, perché sennò poi rischiamo di farceli rompere di nuovo. Ok. Sono stato veramente fortunato a trovare questa pillola. Ok, due colpi e lo uccidiamo. Questo è un altro solerte per noi. Stiamo attenti a queste cacche perché 1, 2. Sarebbe figo se potessi col bastone respingere anche i proiettili, ma così non è, quindi dobbiamo stare attenti. Magari prendendo le shielded tears si avrebbe quell'effetto, immagino. Sono curioso anche di conoscere un po' delle sinergie che potrebbero venire fuori. Vedete come uso il corpo di Forgotten come barriera per proteggermi dalle Tears. Qui mi serviva perché rischiavo veramente di perdere un altro Bone Heart. Viene la tentazione ovviamente di usarlo spesso, la mazzata, però è davvero rischioso. Allora, entriamo nella course. Vediamo cosa c'è. Pillole e bombe. Le pillole le usiamo. Mamma mia, bad trip. Porca miseria. Ok, retrovision. Ok, visto che abbiamo subito danno, devo per forza uscire con la versione anima e perdere mezzo solerte. Se no, avrei perso un buon container intero. E adesso mi tocca andare sicuramente a prendermi quel mezzo cuore che c'è nella Sacrifice Room, per forza. Perché se subissi danno adesso, perderei il container. È davvero la cosa più difficile secondo me di questo personaggio, questa meccanica della vita temporanea, perché è molto pesante. Allora, andiamo qua sotto. Tra l'altro ho ancora Two of Diamonds. Ok, questo sgancio le Troll Bomb, devo stare veramente extra attento. Mamma mia, ragazzi. Non mi entusiasma, ok. Va bene, abbiamo anche 9 bombe. Io a sto punto userei Two of Diamonds. Forse aspetto giusto di trovare la Secret Room, che di solito contiene soldi, la Secret. Troviamo la Secret. Dopodiché, usiamo Two of Diamonds. Però la Secret confina anche con la Challenge. Adesso vado a vedere cosa c'era nella Challenge Room. Apriamo il forziere ammazzate. Ho fatto bene ad aspettare, eh. Ho fatto bene. Andiamo qua dentro. No, questo era un forziere normale, non me la sento di rischiare. Ok, usiamo Two of Diamonds, 76 monete, tanta roba. Tanta, tanta roba. Qui c'era qualcosa di utile. Allora, voglio l'oggetto dei portali. Volendo potrei, nel senso, mi servirebbe sia per uscire da The Mom, sia per cavarmela in alcune situazioni, per esempio nel challenge room, può essere utile. Può essere buono in molte situazioni questo oggetto. Cioè, riesco a immaginare un suo utilizzo. Per esempio, io adesso voglio andare a prendermi il forziere nella challenge room. Faccio un portale lì, un portale qui. Apro questo, mi piglio i soldi e poi me ne vado dentro il mio portale e me la squaglio. Questo, diciamo, è il potere di questo oggetto. E tra l'altro non ha neanche un cooldown. Quindi, obiettivamente, io me lo porto dietro. Speriamo di riuscire ad arrivare a The Home, perché sono veramente curioso di sbloccare nuovi personaggi. Cioè, queste strane varianti di personaggi di cui so poco. Ho visto giusto qualcosa da altri content creator. Però so veramente poco. Pillolina, ok, è quella delle moschine, nulla di che.
qui vabbè è facile, a suono di mazzate li buttiamo giù. Potremmo piazzare un portale da qualche parte anche volendo. Ah guardate, abbiamo il nostro alleato. Ma qui devo stare molto attento perché a volte escono delle mosche d'attacco da questi delle mosche che sparano da questi portamosche. Allora vado qua dentro, potrei volendo. Tra l'altro mi chiedo una cosa, per entrare nella challenge quella rossa basta avere un solo punto vita con lui, cioè con The Forgotten, o devo avere un punto vita anche con Lost? Diciamo, con la versione anima. Questa cosa mi intriga, è una bella domanda. Lockdown, non mi piace, però vabbè. Non che ci serva tantissimo adesso la luck, però. Dà comunque fastidio. Potremmo provare. E per provare potrei fare così. Vado nella course, sempre però con lui, quindi subisco danno in entrata e in uscita. Questo non me ne faccio niente di sto tizio. Quindi lo facciamo esplodere bellamente. Eliminiamo i ragni. Subiamo il danno. E adesso vado a vedere se per caso la challenge room è aperta. È aperta. Molto bene. E adesso ce ne freghiamo, quindi. Facciamo così. E via! Cavolo, non ho preso le chiavi. Penso di poterle prendere comunque. Tanto i portali sono aperti nel caso, sì. Ok. Comodo ragazzi, così, eh. È un'altra storia. Perfetto. Anche dalla course room, tra l'altro, sarebbe potuto uscire così. Però mi serviva subire danni per andare nella challenge. Tra l'altro, ci ha dato anche un oggetto non troppo utile, eh. Perché nelle challenge room spesso si trovano i damage upgrade che sarebbero stati molto meglio. Però, vabbè, è comunque roba gratis. Questo qui è un trinket, credo che sia abbastanza inutile. Stiamo attenti al ragno, che può sempre darci la sorpresina. Ok, niente sorpresa. Quello blu non mi ricordo che effetto ha quando muore, l'elite blu. Quindi ci sto attento. Doppia chiave ce l'ho, quindi apriamo qua. E questi li apriamo a suon di mazzate. Becca di questa. Ok, non male dai. A consumabili siamo messi abbastanza bene. Ok, qui devo stare molto attento. Facciamo fuori loro. E adesso questi qui li faccio fuori ovviamente a distanza, perché sarebbe altrimenti un suicidio. Non ho tantissimi danni, vorrei veramente trovare un damage upgrade di qualche tipo. Shiny Rock, se non sbaglio questo fa lampeggiare le rocce Tinted Rock o che conducono passaggi speciali, quindi lo tengo, assolutamente sì. Questo oggetto non so cosa sia, lo prendo, tanto siamo pieni di soldi. Ah, è quello che subendo danni ricarichiamo gli oggetti. Attualmente non ci serve un tubazzo, però potrebbe servirci più tardi, quindi perché no? Allora, stiamo attenti, siamo in zona centrale, così ho spazio di manovra. Mamma mia, dai, per favore morite. Perché avendo pochi danni ci vuole un'eternità. Ok, perfetto. Nice. Questi qui sono dei funghetti fastidiosi che non muoiono mai. Veramente resistenti ad HP questi funghi. E questi qui io non mi avvicino neanche, li sparo a distanza. Così non rischio. Beccati anche questo. Abbiamo anche le Spectral Tears, non l'ho detto, con Soul. Quindi utili anche queste. Siamo messi bene, andiamo dal boss, dai. Vabbè, non è che sia proprio il massimo della vita, eh. Non è il massimo della vita. No, non ce la faccio. Ho bisogno di essere più mobile. Teniamoci Forgotten.
Almeno finché. Ok, almeno finché abbiamo i container con lui. Perché non riuscivo a essere abbastanza mobile. Perché non sembra, ma sei comunque vincolato a stare attorno al corpo. Un HP upgrade lo prendo volentieri. Questo. Vai a sapere cos'è. Prendiamo questo. Pascal Candle. Mi ha dato attack speed. Però non so cosa faccia, quindi andiamo a vedere anche questo oggetto. Vediamo un po'. Pascal Candle. Spero sia qualcosa di potente. Allora, dopo aver completato una stanza, guadagna meno 1 tier di lei, quindi penso che guadagno attack speed. Ah, però non è male. Figo. Si resetta dopo aver preso danno. Quindi fin tanto che non subisco danno, miglioro l'attack speed. Non è tra gli oggetti, diciamo, più ganzi che potevo trovare là dentro. Però tutto sommato non è neanche così male, dai. Più che altro ci servirebbe veramente un boost al danno di qualche tipo. Con corpo non siamo neanche messi così male, eh. Ma siccome dovremo combattere anche parecchio nella versione anima, ho bisogno di più potere. Apriamo questo. Ok, qui devo stare attentissimo. Non so quanti colpi ci vogliono per questo. Dai, vieni qua. Sempre due, ok. Un cuore, non ci serve. Oh, finalmente la treasure room. Che mi dite, tra un bel mom knife? Sarebbe tanta roba, mamma mia. Prima stavo vedendo un video di Nordelion che diceva che solo i vili rerollano continuamente le run finché non trovano un mom knife o qualcos'altro nella prima floor. Sono d'accordo, secondo me bisogna sfruttare bene quello che si ha a disposizione ogni volta. Ah, uccidere cura e ci ha dato anche un damage upgrade. Vabbè, danni in più. Dicevo che sono d'accordo, naturalmente però dipende anche da quello che devi fare, perché secondo me certi tipi di achievement, certi tipi di cose che devi fare in sto gioco richiedono un reroll pesante per poter essere veramente gestiti, perché sono molto difficili. Allora, dai, secret, dai. Ok, grazie. Poteva essere in tanti posti. Sapete cosa? Io gioco un po' alla roulette. Abbiamo uno di fortuna che non è tanto. No, Tears Down no. Tra tutte le cose no. Mamma mia. Maledette pills. Amore e odio proprio. A volte ti esce Balls of Steel e ami le pills. A volte ti esce Tears Down e le odi. Vabbè, però almeno l'abbiamo identificato. Dai, adesso la eviteremo. Però speravo di trovare almeno una Pretty Fly. Perché ogni tanto da Pretty Fly, la slot machine, una delle cose migliori che può darti, secondo me. Insieme alle pills, quelle buone, però. Abbiamo un solo punto fortuna, quindi non è che... Non penso ci siano molte probabilità di riuscire a beccarlo. Però ci si prova, dai. Dai, sgancia. Tra l'altro vedo a livello di percentuali siamo molto orientati alle Angel Room. Non so cosa sia meglio tra le due. Sicuramente nelle Devil Room trovi roba che per il DPS può essere molto forte. Mom Knife, Brimstone, cose così. Abaddon. Però anche le Angel Room hanno cose molto carine, eh. Dai, sganciami qualcosa di buono. Basta, troppi soldi gli ho dato. Adesso lo facciamo esplodere. Ci ripigliamo un po' di soldini e la chiave. Direi che abbiamo spremuto questo piano a sufficienza. Ci sarebbe solo la seconda secret, ma nello shop c'era qualcos'altro, non vero? No, vero? No, solo una batteria e nulla. Abbiamo spremuto abbastanza. La seconda secret la cerchiamo magari qui, qua sotto. Potrebbe essere. Ok. E basta, per il resto non c'è nient'altro da prendere. Va bene, dai. L'Angel Room non c'era niente.
Potrei attaccare l'angelo, però no, perché in realtà non voglio andare a Mega Satan, voglio andare a The Home. Quindi non c'è bisogno di avere i pezzi di chiave. E poi, cioè, non sai che si è messi così bene, probabilmente ci farebbe pure il culo. Non dico Mega Satan, intendo proprio l'angelo. Mega Satan attualmente ci disintegrerebbe senza neanche aprire gli occhi. Allora, no, questa course qua del piano è orribile. È orribile. Prendiamo questo qui, il cuore fetente. Dai, su, allungati un po', dai. Fai un po' Flubber. Che se lo ricorda il film Flubber, quello con Robbie Williams e quel robo flaccido verde, super elastico. L'avrò visto un milione di volte quando ero piccolo e mi divertiva sempre. Allora, questi zombie, se non altro, posso colpirli anche non necessariamente da dietro. Venite qua per favore. Ok. Sì, ogni tanto mi curo. È una cosa figa questa, che posso curarmi attaccando, non è male. Allora, andiamo qua. Ok. No. Oh no. No, questa no. Questa no, mi spiace. La cosa negativa è che abbiamo perso il cuore quello marcio, quindi non generiamo più moschine, però va bene, dai, lo accetto. Abbiamo generato un pet, ah, è la moschina. Questi qua io me ne occupo così. E via. C'è una carta, la voglio prendere. Ok, Judgment. Non male, anzi, io lo poppo. Oh no, è quello Blood. E allora no, allora non mi interessa, perché non voglio dargli la mia vita. Questa room del sacrificio c'è qualcosa, no? Però sapete cosa? Faccio saltare per aria questi tre teschi qua, dai. Oh, non male, vediamo un po'. Passage, Destruction, che potremmo usare, ad esempio, qua. Però in realtà, avendo la Shiny Rock, penso che se ci fosse qualche roccia interessante me la mostrerebbe. Usiamola invece qua dentro. Ok, altra carta. Emperor, buona. Quest'altra qui. The Stars. Sapete, mi porto dietro Emperor. Passage, ma mi interessa relativamente. Di solito ti apro un passaggio per il livello successivo, però io non voglio arrivarci al livello successivo. Ok, questo è pessimo. Mamma mia, questo è pessimo. Sapete cosa? Io uso Emperor e me ne vado. Qui perderei vita proprio sicuro, 100%. Uso Emperor e me ne vado al boss. Non volevo usarlo così, però, boh, sinceramente. Ok, dai, qui devo stare attento. Mamma mia, è proprio brutta questa. È proprio brutta. Cerchiamo di. Cacchio, non è facile perché sono vincolato a stare vicino al corpo, non è facilissimo. Dai. Mollami, non starmi attaccato come un mastino. Ok, è andato. Adesso rimane lui e non sarà facile. Vediamo se riesco a fare come la corrida. Mi sposto all'ultimo e gli tiro una mazzata. Vai. Forse funziona. Andato. Allora, monetine. Vabbè. Questo drop è veramente mediocre. Cavolo, questo però è pericoloso. Ok, fa l'attacco Brimstone. Morto, ok, meno male, mi sono salvato. Questa non è male, la Lamp of Coal. Ce la portiamo a casa. Ci pigliamo anche le monete a sto punto. Non abbiamo tanto modo di rerollare un tubo. Se avessi il D6 avrei rerollato sicuro. Apriamo il Mimic a suon di mazzate. E wow, guarda che sorpresa. Mimic con dentro Troll Bomb, proprio perfido come drop. Vorrei trovare della vita io, possibilmente.
Ah, guardate, posso stare qua sotto e non mi colpiscono. Ma è buono, dai. Vorrei trovare della vita per non andare a perdere il container d'osso che ho. Vorrei veramente evitare di perderlo. Quindi stiamo il più possibile trasformati in Lost, in Soul, che assomiglia a Lost, finché non abbiamo trovato della vita. Questi qui possiamo anche farli esplodere per avere magari risole alerte eventualmente. Dai, dammi qualcosa, dammi della vita, un cuoricino, anche mezzo cuore mi va bene, guarda, mi accontento di mezzo cuore. C'è più niente qui, potrei far saltare qualche teschio, ma no. Ah, abbiamo rigenerato, è vero che ho anche il regen. Questo è buono, questo è molto buono. Mi ero dimenticato che rigenero anche la vita attaccando, cioè uccidendo i nemici. Ottimo, ottimo. Bombettina qui. Solert, lo prendiamo, grazie. Ci pigliamo anche la vita qua. Allora, qui sapete cosa? Io sto qua dietro, loro non possono colpirmi. Mi piacerebbe potermi colpire. Ma non potete. Dai, su, tira le cuoia. Oh. Qui ci pigliamo anche la Treasure Room. Vediamo cosa c'è di bello. Ma questo mi sembra che sparo in quattro lati, una roba del genere. Ah, e tra l'altro tiro mazzate a quattro lati ogni tanto. Forse scala con la luck, non saprei, può darsi. Là a sinistra credo che ci fosse la room dalla quale eravamo scappati, quindi non voglio andarci. La vita l'ho già recuperata. Lo shop l'abbiamo trovato? Sapete che non mi ricordo. Non mi ricordo. No, non è quella la room, mi sa, non è quella. Porca miseria. Maledette stanze. Stiamo a distanza. Dai, su, ti crepa, ok. Speriamo di rigenerare qualche punto vita. Perché sono a mezzo container. Allora, proviamo di qua. Vorrei trovare lo shop. Perché non l'abbiamo ancora trovato, mi sa, lo shop. Ok, ho subito danno, devo stare attento. Madonna, quanto li odio. Quanto li odio. Dai, su. Vediamo se fa esplodere. Ok, speriamo in qualche drop. Allora, a sinistra qui c'eravamo stati? Qua sotto? Cavolo, ma non siamo stati da nessuna parte. Che rabbia! Che rabbia, ragazzi. Siamo di nuovo a rischio di perdita dei container. Questo ci dà le moschine. Sapete cosa faccio qui? Faccio così. Faccio così. Oh cavolo! Porca miseria, è stato così rapido che non ho fatto neanche in tempo ad andarmene. Per fortuna ho preso mezzo cuore e quindi non ho perso il container. Qui c'eravamo stati però. Qui c'eravamo stati, in questa zona l'avevamo esplorata. La curse c'eravamo stati, vero? Mannaggia questa maledizione di questo piano che non vedo nulla, non vedo la mappa. È orribile. Qui c'era il Beggar che lo facciamo esplodere, poverino. E figurati se ci dà qualcosa di utile. Però abbiamo recuperato vita. Ma dov'è lo shop? No! Porca miseria, ma proprio lì doveva essere il Mimic. Cioè, tra tutti i posti. Proprio questo che non posso controllare. Ok, dai, mantieni la calma, mantieni la calma. Ecco, sono dall'altra parte i cosi, quindi se io non vado di là, come faccio a colpirli? Dai. Mi ha colpito ancora. Però, ragazzi, cioè, non si possono fare miracoli. Allora, quello lì non posso neanche prenderlo.
Ma non sarà un altro Mimic, no? Speriamo di no. Ok, meno male. È veramente... Oh, un altro Bonert. Però questo ci... Molto bene. Questo ci dà un altro container. Potremmo utilizzare la pillola. Bad Trip l'avevamo già, già subito. Lemon Party, ok. Cazzo, è difficile, ragazzi, però. È veramente complicato riuscire a non farsi polverizzare i punti vita con questo personaggio. Veramente difficile. Ok, dai. Qui stiamo a distanza perché questi qui ogni tanto sputano. Ok. Sono convinto che ci manchi lo shop, quindi lo voglio trovare. Ok, abbiamo consolidato i punti vita. Ottimo, ottimo. Qui però una parola. Una parola. Con i danni che abbiamo ci mettiamo un quarto d'ora ad abbattere i nemici. Veramente un quarto d'ora. Finalmente lo shop, dai. Qualcosa di buono? Figuriamoci. Niente di buono, ma al solito. Allora, vediamo un po'. Sta pillola. Shot speed up, vabbè. Non è tragica. Ma il pet non ci serve un tubazzo, praticamente. Non ci serve veramente a niente. Prendiamo il sacchettino, magari troviamo qualcosa di utile. Niente, carta. Judgment. Fa che non sia quello di sangue. Oh, grazie, meno male. Almeno questo spesso dà almeno un upgrade alla vita. Dai, dammi qualcosa di buono, amico mio. Sganciami qualcosa di carino. Dubito, ragazzi, che in questa run riusciremo ad arrivare veramente a The Home, eh. Mi spiace dirlo, però non stiamo trovando veramente niente di decente. Anche in questo caso neanche gli HP mi ha dato. Ha dato una box. Quantomeno contiene un solo Earth, dai. Pillolina. Poi le pillole. Notare che abbiamo trovato solo pillole schifose praticamente. Questo trinket dà la doppia curse room, ma non ne vedo il motivo. Oddio, potrebbe essere utile, perché sfruttiamo l'anima e subiamo solo mezzo danno. Potremmo... Dai, lo prendo. Lo prendo. Perché le curse room potrebbero essere la nostra unica speranza di salvezza per questa run. Cioè, se troviamo, che so, qualche damage upgrade nelle curse room, potremmo salvare ancora questa run, forse. Come carta non mi ero portato lasciato dietro qualcosa. Aspettate che controllo. Che carta era questa? Ah no, The Stars. Ok, meglio detto. Meglio detto. Quindi effettivamente le curse room sono un po' un azzardo, ma potrebbero essere un azzardo necessario. Potrebbe essere l'unico modo per risollevare questa run dalla rovina. Siamo già a Necropolis 1, il prossimo piano è The Mom, e non credo di avere la forza nemmeno di sconfiggere lei, figuriamoci. Siamo veramente messi male. Allora, cosa abbiamo qui? Eccola là, questa qui è la porta che possiamo aprire o col negativo o con la Polaroid. Apriamo queste. La lampadina spenta, non mi ricordo cosa faccia. Dim Bulb, andiamo a cercare. Mi ricordo cosa fa la lampadina, quella che si è accesa. È molto buona. È uno dei trinket forse più forti che ci siano. Ma quella spenta non me lo ricordo. Ah, quando l'oggetto è senza carica ci aumenta le statistiche. Cavolo, bellina però. Bellina. Ovviamente adesso non abbiamo un oggetto che non ha neanche una carica, quindi non funziona. Però non è male. Tanto la doppia curse room dovrebbe già essersi attivata. Puoi smetterla di fare ragni, per favore. Puoi piantarla. Voglio eliminare prima questi qui che creano ragni. Poi mi occupo di te, dai. Ammazziamo tutte le zecche. Siamo praticamente alla disinfestazione. The Chariot è buona. È buona. Questa me la tengo. Anzi, Death magari la uso in una di queste stanze. Tipo questa stanza, toh, via. Mamma mia, è arrivata e l'ho colpito con la palla, con la mazza da baseball. Però cavolo. Ok, però abbiamo recuperato vita.
Non è male il vampirismo, challenge non posso andarci. Sarebbe figo poter trovare una secret magari. Eh no, qui c'è la porta. Non capita quasi mai, però è figo quando ti hai la secret che dà sulla challenge room. Allora, cerchiamo la nostra treasure. Qui ho rischiato, tra l'altro, perché è rischioso far esplodere i ragni con la mazza. Devi essere a range perfetto. Carta? Cos'è? The Fool. Beh, non è male. Apriamo un portale qui. L'altro lo apriremo poi da The Mom. Però tanto abbiamo questa qui, che era The Chariot, molto meglio. E poi comunque abbiamo i portali, quindi non ci serve The Fool. Ok. Lo posso randellare a distanza? No. Porca miseria. Che stanze perfide, ragazzi. Ok, questi li randelliamo. Cerchiamo di... Dai, vieni qua dove sono io. Su, amico. Ok, bella randellata. Vai, vieni qua. Dai. Randellata. Mi ha colpito. Se solo avessi un minimo più di danni. Ok. Recuperiamo la vita. E andiamo nella course. Andiamo nella course. Perché davvero è la nostra unica speranza di salvezza in questa run. Lo sapevo, ma... Non dico nulla, non dico nulla. Bad trip e shot speed down. Questa è la ricompensa della course room. Che pazienza, ragazzi, che bisogna avere. Veramente una pazienza sacrosanta. Oh cavolo, questo è veramente pessimo. Questo è pessimo. Stiamo qua, qua dentro sta roccia. Dovremmo essere al sicuro. Dovremmo essere al sicuro dietro la roccia. Ok, andiamocene un attimo. Dai, apriti. Che ti tiro una legna. Ok. Basta un colpo, perfetto. Meno male. Allora, treasure room, cosa c'è di bello? Mutant spider quad shot. Urca. Questo è molto interessante. Ci ha diminuito parecchio l'attack speed, però ti diamo quadrupla legnata. Cioè, ok, questo potrebbe essere l'oggetto giusto. Certo, l'attack speed è veramente ridicola. Possiamo fare l'attacco caricato? Quadruplo, sì. L'attack speed è ridicola, bisogna accettarlo. Però è un quad shot. Se trovassimo un modo di migliorare l'attack speed, non sarebbe affatto male. Ok, qui devo stare molto attento, molto attento. Facciamo così. Andiamo qua. Ci nascondiamo qua dietro. E uccidiamo a distanza, perfetto. Perfetto. Becca di questa. Allora, abbiamo parecchi soldi, 52 monete. Oddio. Sapete cosa? Io provo questa. Non mi ricordavo più cos'era. Non è granché. Allora, questo qui è un oggetto che ti permette di portare indietro il tempo. Quindi praticamente ricominci da prima della stanza in cui eri. Non è male per certi tipi di cose, tipo con The Lost e l'Holy Mantle. Se subisci un hit e non vuoi perdere l'effetto Holy Mantle, magari torni indietro, cose così, no? Cioè, non è malaccio. Però non è che sia tutta sta utilità nel nostro caso. Allora, devo andare là a prendere quell'altro tasto. 1, 2, 1, 2, ok. Ci siamo. Ok, qui c'è The Mom. Abbiamo aperto il portale. Quindi dovremmo essere al sicuro. E possiamo andare a farla subito. Però siccome non mi sento sicuro al 100%. Qui c'è il portale blu. L'arancione.
Ok, abbiamo il portale, ok. Non ero sicurissimo di averlo aperto, però sì, ricordavo bene. Vai. Sarà una battaglia abbastanza lunga qui. Mi sa che io uso The Chariot e tento di fare danni un po' così con The Chariot. Perché non è che facciamo tutti sti danni. Oddio, le mazzate quadruple si sentono, eh. Sono delle belle legne le mazzate quadruple, eh. Ok, andate. Ok, in effetti più di quel che pensavo. Allora, adesso è indifferente in realtà prendere uno o l'altro, perché tanto dobbiamo risalire e quindi dobbiamo utilizzarlo per risalire su. Prendiamo il negativo, perché in questo modo abbiamo anche un damage upgrade. Allora, io vorrei prendermi questo qua, perché è quello che ci fa trovare vita subendo danno. Ci dà la possibilità di trovare vita subendo danno, e non è male. Quindi ce lo prendiamo. Certo che, oh, mai una volta che esca qualcosa di utile ai beggar, sono solo pieni di ragni i beggar. Ok, adesso apriamo il portale e ce ne andiamo. Perfetto. Magnifico. Questi non li prendo perché sono troppo pauroso, ho troppo paura di venire massacrato dalle spikes. Questi li spegniamo. Allora, adesso non ci rimane che andare nella porta che abbiamo trovato all'inizio. Lì dovrebbe esserci il passaggio per arrivare a The Home. Almeno vedremo cosa c'è. Non credo che riusciremo a portarci a casa qualcosa, onestamente, a sto giro, perché la vedo veramente difficile, eh. Però, mai dire mai. È che siamo messi abbastanza male a livello proprio di build. Abbiamo il quad shot, che non è male. Però non va, non credo che ci basterà. Però voglio provarci, dai. Torniamo alla zona centrale. Dovrebbe esserci però un'altra curse room in cui voglio andare. Perché l'avevamo sbloccata la doppia curse room, no? Col trinket. È vero che non abbiamo più il trinket adesso, però siamo entrati in questo piano con quel trinket. Questo cos'è? Allora, potrebbe essere il passaggio per il livello dopo, però, e non necessariamente il crawl space. Perché a volte capita che si apra una scala e vada a livello dopo. Siccome non voglio assolutamente rischiare di perdermi l'opportunità di andare a The Home, io non ci vado. So che può sembrare assurdo, perché diceva magari trovi qualcosa di potente, però non voglio rischiare che sia il passaggio per il livello successivo, perché mi sembra che mi è successo una volta una roba del genere. E assolutamente non voglio andarci. Voglio trovare la secret e poi voglio andare sopra The Home. E magari faccio esplodere anche qualche teschio lungo la strada. Giusto per... Ok, non facciamoci colpire, non facciamoci colpire. Andato. Perfetto. Va bene, dai. Siamo veramente farciti di soldi, eh. Anzi, sapete cosa? Butto tutto qua dentro. Quasi tutto, dai. Ok, finché non si incanta, perfetto. Beh, direi che è tutto. Possiamo andare a casuccia, a The Home. Facciamo esplodere anche qualche teschio. Non si sa mai che magari ci troviamo qualcosa di utile. A parte nemici, però quello... Strength. Ed è full. No, preferisco strength. Ok, andiamo. Sono proprio curioso, perché... Non l'ho mai... Non sono mai andato in questa zona, quindi qua siamo completamente blind. Wow, vediamo un po' cosa c'è. Mi incuriosisce molto. Anche la musica è cambiata. Mausoleum 2. Ok. Urca, ok, questo qui è quello che devo far fuori per primo. E poi devo occuparmi di loro.
Quindi dobbiamo rifare tutte le zone al contrario, però zone potenziate, non le zone normali. Non è come una normale depth questa. Questa è molto di più. Porca miseria, sarà dura, sarà. Soprattutto perché abbiamo una build, insomma, molto mediocre. Qui subiamo anche un danno alla volta, mi sa. Quindi credo che funzioni come dei womb, quindi sia un danno intero quando ci colpiscono. Per fortuna recupero un po' di vita. Allora. Sì, però ragazzi, cioè, con questa attack speed, buona fortuna, eh. Non so se avremo veramente qualche possibilità, perché veramente non abbiamo niente di build. Cioè, mamma mia, non riusciamo a fare un tubo. Ok, questo trinket. No, questo qui influenzava, mi sembra, le mie tears. Le faceva diventare un pochino più piatte, non è granché. Cosa fanno questi? Questi qui è la prima volta che li becco. No! Ok, questo c'è l'attacco Brimstone, quello... Sì, ma... Madonna, ragazzi, è tremendo. Poi c'è un... Veramente talmente bassa l'attack speed che posso attaccare solo ogni quarto d'ora. Quindi se manco, è la fine. Non riesco a colpirli, non riesco a colpirlo. Mamma mia. È bello il quad shot, per l'amor di Dio, però... Non riesco mai a colpire. Perché attacco veramente ogni morte di papa. La vedo veramente grigia, ragazzi. Facciamo un The Ward per riuscire a vedere dove stiamo andando, ma la vedo veramente grigia. No, qui la vedo grigia. Mi sa che chissà quanta vita ho già perso. Cerchiamo di arrivare almeno a qualche piano... A qualche piano più avanti. Ma non credo nemmeno che riusciremo a fare più di un paio di piani, qua dentro. Mamma mia. Spaventosa questa zona. Speed down, vabbè, tanto ormai. Cioè, abbiamo già perso, quindi. Infierite pure. Forget me now non mi interessa, ovviamente. Prendiamo l'altro. Projective shield. Ah, questo ci... Penso che ci... Pari dei danni, tipo uno, è tipo un orbital. Allora, quanta vita avremo secondo voi? Secondo me mi è rimasto tipo forse un paio di cuori, forse. Facciamo esplodere ste rocce, mi stanno sui maroni. Non voglio rischiare di prenderle. Andiamo al boss. Ci proviamo quantomeno, dai. Non credo veramente che abbiamo delle speranze serie. Però ci proviamo. Niente, mi ha colpito. Vabbè, niente. Mi sa che mi è rimasto tipo un punto vita. Non so neanche cosa mi abbia colpito. Ok, dai, proviamo dal boss. Ah no, non c'è il boss. Cosa c'è? Death Note. La nota di Dead. Sentite le voci? Sono i litigi tra Dad e Mom, quindi che magari ti spiegano anche com'è andata la faccenda. Ok, ho due cuori. È ovviamente tremendo, però non so cosa fare obiettivamente per riuscire a uscire vivo da questa situazione. Ok, forse per miracolo ce l'ho fatta. Dai. Non puoi darmi una treasure con qualcosa di buono, veramente buono per una volta, in questa run? Non c'è niente qui, è vuota. Quindi treasure vuota, fantastico. Ci mancava anche questa. Sì, vabbè, cioè... Ok, aspetta, forse ce la faccio. Non so come ho fatto a non subire danni. Un miracolo, veramente. Cos'è questo? Ah, il teleport. Le moschine sono nostre amiche. Mamma mia. Stiamo qua in mezzo. Qua in mezzo non ci colpisce la mazza e non possono colpirci neanche loro, credo. Cioè, devo giocarmela tutta così la run, eh. Cioè, tutta con questi trick per evitare di subire danno.
è veramente micidiale. Cos'è questo? Boh, io ci vado. Ah, è il buco da cui siamo arrivati. Depth 2 adesso. Adesso siamo Depth 2. Ma quindi, com'è la faccenda qui? Praticamente dobbiamo fare il mausoleum, però poi gli altri piani sono normali, sono le normali depths, perché se così mi va anche bene, eh. Beccati questo. Tiro veramente delle belle legne col quad shot, però non basta, perché l'attack speed è troppo bassa. Le treasure sono vuote, quindi non c'è niente, sono le stesse treasure di sempre. Ok, Dark Earth me lo prendo, grazie, mille grazie. Facciamo esplodere anche questi e anche questi. Faccio esplodere tutto pur di cercare di massimizzare le nostre risorse. Questo non dovrebbe essere difficile, anche se hanno degli attacchi effettivamente che sparano delle tears questi, però li disintegriamo così. Ok, questi qui già sono più rognosi, quindi i mezzi corpi sono già più rognosi. Quindi in realtà, se la mappa è uguale, noi avremmo potuto sapere dove stiamo andando. The Joker. Ma ha senso? Sì che ha senso. Ok, ok, calma. Non perdiamo la calma. Non perdiamo la calma. Allora, ho un piano. Mi serve assolutamente il Mom Knife. Assolutamente sì. Lo voglio con tutte le mie forze. E ce lo prendiamo. E rientriamo nel corpo. Ok. Ok. Però non posso uscire dal corpo. Ah, quindi basta. Cioè, finché non trovo un Soul Heart, addio. Oh cavolo. Peccato, allora avrei dovuto prendere la mantellina, perché la mantellina dà anche dei Dark Earth. Va bene, tra l'altro guardate, sono diventate delle falci i nostri attacchi. Sì, però adesso sono fregato. Adesso sono completamente fregato. Mamma mia. Come diavolo faccio adesso? Sono completamente fregato qua. Cioè, finché non trovo un Soul Heart, non posso andare a prendermi... Non posso prendermi... Cioè, non posso passare all'altra forma. Depth 1. È andata bene. Mamma mia, sentite come litigano proprio ferocemente. Posso spegnere i due falò con una sola bomba? No, perché sono troppo lontani, infatti mi sembrava. E li devo spegnere i fuochi, perché è l'unica possibilità di recuperare l'anima. No! Porca miseria, no, ti prego, non colpirmi, per favore. Abbiamo lasciato cuori qui? Sì. Però solo questo. Sapete cosa? Io apro un foro qui e se vado in un vicolo cieco ci rientro, vai. Così evito i vicoli ciechi. Sì, vabbè, dai, ma cos'è sta roba? Non sono solo nemici normali. No, non ce la faremo mai, mi sa. Non adesso che abbiamo perso anche la nostra soul, la vedo veramente dura. Ok, saliamo ancora. Dai, fammi arrivare almeno The Mom, dai. Dammi la soddisfazione di arrivare almeno. Cos'è sta roba? Porca miseria. Mamma mia, che spavento. Non so come ho fatto a non essere colpito lì in mezzo, ve lo dico. Un incubo. Vabbè, ma come faccio? Cioè, ma avete visto? Cioè, esce, non so, un incubo di Tears. Oh, mamma mia, per un pelo. Cos'è sta roba? Sarà sempre fregatura, immagino, eh. Bad trip, figuriamoci.
Ok, questa non è male, Matesis. Ci ha recuperato la vita. Sì, vabbè, ma posso veramente sopportare una cosa del genere? Ma me ne vado io. Ok, andiamo. Caves 1. Ci stiamo avvicinando, ragazzi. Ci stiamo avvicinando. Ma cos'è sta roba? Mori! Merda, mori! Ma quanta vita c'ha? È assurdo! Porca miseria, ho perso tutta la. Ho preso un altro container. Ma come cavolo fai? C'ha tonnellate di vita! Quello come lo prendo adesso? Come cavolo lo prendo quello adesso? Mio Dio! Dai, vieni da paparino, dai. Ok, adesso posso tornare in versione anima. Ragazzi, non so come sto andando avanti veramente in sta run. Proprio con i denti e con le unghie. Dai, su. Mamma mia, c'è un tempo di carica di un decennio. Sì, vabbè, qui è la. Cioè, ragazzi, qui siamo veramente. Niente. No, vabbè, non ce l'ho fatta, ragazzi. Ci sono andato vicino perché mi sa che il prossimo piano sarebbe stato The Home. Però veramente era impossibile con sta run. Ho fatto il possibile con gli oggetti che ho trovato. Però veramente una sfiga totale a livello oggettistica. Ci è andata bene solo col quad shot. Che però, se non è supportato dall'attack speed, non serve a niente perché ti rallenta tantissimo l'attack speed. Quindi attaccavo ogni quarto d'ora. E poi vabbè, il Mom Knife, però l'ho trovato così tardi che ormai la run era troppo compromessa. Però dai, anche con un build veramente scarso e mediocre, siamo riusciti ad arrivare quasi a The Home. Quindi sono fiducioso che con una run più promettente e un pochino più cazzuta, sicuramente riusciremo ad arrivare a The Home e a sbloccare questo benedetto personaggio alternativo. Intanto vi ho mostrato un po' come funziona The Forgotten, è un bel personaggio, anche se non è facilissimo da gestire, perché i suoi HP, i suoi Bone Heart possono essere veramente una spina nel fianco, come avete potuto vedere. Quindi niente, per oggi è tutto. Sto tralasciando tantissimo le challenge, che penso che mi recupererò in parte da solo e in parte voglio portarne una, magari non nel prossimo episodio perché vorrei fare questa benedetta home, ma in uno dei prossimi sicuramente la porterò. E per il resto vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, condividere il canale per farlo crescere e noi come al solito ci vediamo al prossimo episodio.